Salve a tutti ragazzi, sono Bertra e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo qua con un video particolare, una settimana da donna su Tinder. Vedremo come il mondo reagisce a una donna su Tinder. Penso che avrò più match che tutti gli uomini in tutta la vita facendo una settimana così. Andiamo avanti senza pensare a queste cose tristi tipo la nostra solitudine eterna. Lasciate 15.000 mi piace per un altro video del genere, perché sì, e... scegliamo un nome, cazzo. Come mi chiamo? Chiamiamoci Robertra, come ci ha insegnato il buon camper. Sono donna. La mia scuola è, ragazzi, deve essere una cosa importante, sarà Università della Strada. Perfetto, io sono un vero popolano. Ora dobbiamo mettere le foto del profilo e mi sono fatto passare delle foto molto molto interessanti. Tac. Decisamente adesso ogni uomo sarà completamente sfatto davanti a tutto ciò, perché vabbè, dai, parliamoci chiaramente. Adesso, prima di partire, facciamo una bella bio, come si suol dire. Vendo sigarette ai ragazzini a 50 centesimi l'una per vivere. Perfetto, ho fatto una piccola bio. Amo i gatti e i cani ben cotti. Mi piace correre sotto la pioggia e le poesie di Joe Evans, così siamo anche un animo romantico. Vendo sigarette ai ragazzini a 50 centesimi l'una per sopravvivere. Posizione: missionario. Azienda: me stessa. Scuola: Università della Strada. Beh, brano Spotify importante per una vera donna di strada è Eptadone degli Schiantos, è un'ottima canzone per concludere un profilo della Madonna. E adesso andremo a swipeare un po' a destra e torneremo quando avremo dei begli esemplari. Allora ragazzi, io lo so di aver detto torno fra un paio di giorni dopo aver swipeato. Sono passate letteralmente 4 minuti. Ho fatto il mio Tinder Plus, l'ho messo a Roma, giusto per essere in una città enorme. Wow, ho fatto swipe per 3 minuti contati. 3? 3? Li vedete i 3? Abbiamo 40 compatibilità, signori miei. Olè, è arrivato un altro in questo momento. Adesso vi voglio far vedere questa cosa. Swipe a destra. Un match. Swipe a destra. Match. Oh, raga, perché hanno i maschi sta roba? Guarda che roba! È impossibile! Raga, è incredibile. Siamo veramente dei morti di figa senza anima. Super like, mi becco. Vabbè, voi vedrete tutto censurato perché giustamente è censurato. Però, raga, scandaloso. Un match continuo. Vedete che abbiamo uno che mi ha messo super like. Che si chiama Uomo, che non penso sia il suo nome. Ciao Rosa, te sei sbagliata allora a metterne il like. Gli rispondiamo in live, poi gli altri ve li farò leggere magari tra un paio di giorni. Gli rispondo con ciao, stavo vendendo un paio di sigarette, il pane non si compra da solo. È bellissimo il fatto che io abbia scritto questa bio terrificante, cringe da morire, e la gente ci rida sopra. Io veramente potrei vendere sigarette ai bambini e queste ridono. Sono commosso. Tabaccheria, interessante, ma con quante B? Sono abbastanza convinto che questo mi manderà a cagare fra veramente 10 secondi, però ne vale la pena, assolutamente. Solo perché fumo una cifra. Commovente, mio padre purtroppo fuma solo quando non mi picchia. Questo era solo per farvi vedere cos'è successo qua, cioè ho ricevuto 8-9 super like nell'arco di 5 minuti, centinaia, perché sono sicuro che siano centinaia e non soltanto 80 match, così dal nulla, e messaggi su messaggi. Wow, noi uomini nei giorni d'oro magari prendiamo un 3 like. Bene, torneremo tra un paio di giorni con più informazioni sul caso. Bene ragazzi, siamo tornati. Sono passati un tot di giorni, 3-4, sarà scritto giusto lì. Abbiamo delle chat nuove, abbiamo un sacco di materiale bello succoso da leggere. Quindi, prima di tutto, uomo, quello che dicevo mi avrebbe smollato dopo 5 minuti. Questo mi manderà a cagare fra 10 secondi. È ancora qui. Noi eravamo arrivati a commovente, mio padre purtroppo fuma solo quando non mi picchia. E lui risponde con sta risposta non so se mi devo preoccupare perché sei particolare o perché sei simpatica. Non è che sia una grandissima frase per rimorchiare, dico io, ma non si sa mai. Comunque sei molto carina. Zona, non rispondo per qualche minuto. Quindi, non rispondo per qualche minuto. Vabbè, quando vorrai parlare scrivimi. Che accollo incredibile. Mi sto facendo i cazzi miei, magari sono con gli amici. Ci sei. Ammazza, manco così però. Non so esattamente cosa significhi, ma penso che sia offeso perché non gli stia rispondendo. Ok, scusa, mio padre mi ha rotto il cellulare perché ha visto Tinder e mi ha corcato di botte. Ha detto che domani dovrò vendere almeno 200 sigarette, se no non mangio fino a lunedì.
la finestra. Una storia tristissima e strappalacrime, come potete notare dal fatto che non mangerò fino a lunedì ed era mercoledì a questo punto. Terribile. Domani ci pensiamo, ma ora parlami di te. Lui se ne sbatte, potrei morire io domani, però se lui ficca stasera è felice uguale. Sono una ragazza semplice, vendo sigarette, cerco di non farmi beccare dalle guardie, accoltello i rivali. Una vita normale, una vita gioiosissima. L'ho cercata di buttare sul becero, ma becero forte. Niente di che. Te? Single in cerca di non so cosa. Cosa? Picchiatemi. Forse te. Che carino. Un romanticone d'altri tempi. Sei strano forte. Guarda che mio padre ha rotto caviglie per molto meno. Io strano. Correrò il rischio. Tu cosa cerchi? Non rispondo per altri, penso, 10 minuti letteralmente. È faticoso parlare con te. Oh! E faccio altro nella vita. E che cazzo? È difficile avere una finta personalità donna. In più devo stare al telefono così tutto il tempo. Non avevo detto una cosa da notare. Uomo non ha 20 anni che rompe i coglioni. Ne ha 42. Chiusa la parentesi. Solo perché non risponde ogni 10 secondi. Appunto, mi ero scassato le palle persino io. Comunque cerco un bel money slave. Penso di essere completamente sbarellato con la testa. Ho iniziato a dire cagate. Dove la sottomessa sei tu però. Ti sfugge il punto. Io per vivere devo vendere le sigarette ai ragazzini. E cosa vorresti in cambio di cosa? Sordi, in cambio di niente. Sono una donna in carriera, so quello che voglio. Soldi. Troppo facile. Se ti desse niente in cambio di soldi, come la vedi? Ma voi vi siete mai chiesti come fossero i giocatori senza i denti? Senti, perché non ci spostiamo da qui? La voglio cancellare, Stap. Ma ha rotto il cazzo. Dammi un altro contatto. Mi sono rotto le palle di star dietro a questo qua, perché ha deciso di giocarsi la carta. Dammi il numero. Ho iniziato a mettergli dei cuoricini. Ho capito che i cuori li sai mettere. Sai fare altro? Ma oggi l'hai prese le gocce? Manco posso parlare da solo. Se era questo il tuo scopo, ti saluto. E gli ho messo un altro cuoricino, perché sono un meme master. Sempre lo stesso giorno, però la sera inoltrata. Che palle, mandami una foto tua. Io provo a farmi dare un nudo, se non funziona sti cazzi. Oh! Di nuovo. Gli mando un cuoricino. Il giorno dopo, la mattina, ci vogliamo incontrare? Lo piscio. Sempre giovedì alle 5, vuoi solo giocare o qualcosa di più? Niente. A mezzanotte. Che monotonia. Gli mando il cuoricino. E infine arriviamo a ieri. Manda tante faccine che ridono. Io gli mando un cuore e lui mi manda Edaiu. E ora, solo per voi, gli manderò un cuoricino. Vedremo che succede, se succede. Un'altra conversazione di altissimo livello è con questo simpatico tizio. Posso solo dire che come immagine profilo ha una foto con una suora. Ehi, ciao, piacere mio. E poi una terribile gif di una capretta che corre e fa hi. E voi vedete ferma, ma lei corre verso di noi, gioiosa e felice della vita. Io gli rispondo un paio d'ore dopo: ti piacciono le suorine, eh? Ma no, sei a Milano? Al momento sì, sto visitando un convento. Fantastico, allora ci piacciono le stesse cose. Ok. Vedi che ti piacevano le suore? E da me piacciono i tuoi tatuaggi, stupendi. Ero tentato di rispondergli: che cazzo dici, dato che ti ho detto vedi che ti piacciono le suore? E lui risponde: e a me piacciono i tuoi tatuaggi. Non ho detto che a me piacciono le suore, cretino. Sorvoliamo. Le suore non sono tatuate. Esatto, preferisco te, tatuata. Puntini puntini, wink. Questi approcci molto provoloni sono terrificanti. Da notare anche qui abbiamo uno che, oltre alle sue foto, mette anche foto di questo livello e ha 48 anni. Non so perché attiri così tanti casi umani. O meglio, Robertra. Oh mio Dio! Ragazzi, scusate, interrompiamo questa importantissima chat con l'uomo che amava le suore per ritornare a uomo. Perché uomo, dopo il mio cuore di esattamente 5 secondi fa, mi ha risposto con scopiamo. Sono commosso. Io cerco di farli i video che fanno ridere, ma voi mi stupite e li fate ancora più belli senza neanche che io ve lo chieda. Grazie, vi amo tutti. Risponderò con sogna. Soddisfazione. Vabbè, mi dice che sono modella, io gli dico di no, chiacchieriamo un attimo, gli rispondo: ma sono dei selfie, che ragionamento è? Posso esprimere la mia opinione o no? No, qui comando io. Non so, questa tendenza a mettere immagini cringe, l'età avanzata, la passione per le suore mi ha fatto pensare che fosse uno di quelli che a letto gli piace farsi legare e ho detto... Beh, lui manda i pollicini. Le piace sta sotto. In realtà sono un dominante a letto, però non mi dispiace l'alternanza dei ruoli. Sì, sì, sei dominante a letto. Però ti piace... l'alternanza. Sì, bravo. Io ho appena finito l'alternanza scuola-lavoro. Non esageriamo. E qui ho implicato che avessi massimo 17 anni. Non ha fatto una piega. FBI, open up! Ah, simpatica. Sei a Milano? Finito, tristemente. Perché mi ha rotto i coglioni. Capite, uomini? Se riuscite a rompere i coglioni a me, che sono uomo, come cazzo fate a non rompere i coglioni a una donna vera? Cioè, rompete le palle a me, che guardo compilation di meme di 3 ore. Pensateci come rimorchiate. Male, in linea di massima.
Oh, qua finalmente abbiamo un esemplare di un'età abbastanza più vicina alla nostra, perché non ha 50 anni, ne ha 19. La persona è uno che ha tre foto, e tre foto sono di lui che ha abbracciato i suoi compari tutti a petto nudo, lui con la maglia della tuta, un quattro. Allucinante, ma tantissimo, ma una cosa boh, allucinante. Esordisce con "A bella! Sono bagnata, sono già tua, scopami, ti prego. A bello te, bro, come stai? Tutta fatta, bro, tu? Ah, e dai, che sta a fa'? Sto a nascondere il corpo di un bambino che si è fatto troppe domande sulle mie sigarette. Te? Ho fatto 30, facciamo 180 milioni, no? Andiamo a cazzo di cane verso l'infinito, ho detto. Ah, cazzo, de do sei? Per lui, io in quel momento avrei potuto fare un genocidio. Do sei? Bella, bro. Sorvoliamo. La parola di oggi è sorvoliamo. Torbella Monaca. Torbella Monaca per me ha una storia, perché un tempo, anni fa, ormai penso due, sotto un mio video avevo fatto una serie di commenti, ma penso una cinquantina, con sto tizio che mi minacciava di morte dicendo: io sono detto Torbella Monaca, appena scendi da ammazzo. Bellissimi ricordi, purtroppo poi mi ha bloccato e ho perso tutte la chat. Ti amo, mi manchi. Stai bella fatta. Oh, nasconde il bambino, è stato faticoso. Un bel ripresino ci voleva. Ah, fatte vede. Ma sei un pischello, vede cosa? Non so, mi ha preso lo schizzo fortissimo. Te, fatte una foto. Al mio non rispondere. Ma come ti chiami su Insta? Il giorno dopo? Oh, col cuoricino. Questa cosa di accollarsi quando uno non ti risponde più non funziona. Strategia non funzionante. Testimone oculare non funziona. Piuttosto accettate con dignità il fatto che avete fallito e fine. Ma davvero, basta. Ci sono un sacco poi di approcci senza risposta che mi hanno fatto ridere. Tra i migliori: ciao, quindi ti piace confondere la gente serena e indifesa? Alla non risposta: come va? Mi stai facendo soffrire. Vi giuro che mi sono sentito quasi in colpa, per questo quasi in colpa. Uno con Tinder Premium, età nascosta, dalla pelata va sui 50. La sua descrizione è veramente, veramente degna del peggio. Non mettere like se poi non rispondi, non perdiamo tempo, Telegram. Così, andiamo diretti al sodo, voglio scopare, voglio i nudes. Un eroe. Una descrizione molto interessante. Ciao, e cos'altro fai per sopravvivere? Il giorno dopo: sei interessata a un incontro? Il giorno dopo: nessuna risposta? Cosa vuoi allora? Oramai tre giorni dopo: che vuoi tu? Conoscerti. Poi ti ho chiesto se ti interessa un incontro. Scusa, purtroppo sono cieca. E come digiti? Non so se mi prendi in giro o sei seria. In ogni caso, a pelle mi stai simpatica. L'ho pisciato di nuovo per un po'. Se cambi idea ci si incontra, wink wink. Se no, buona fortuna. La sera rispondo: c'è il mio cane guida che mi legge i messaggi, per fortuna. Che simpatica. Spero che almeno lui non te lo mangi ben cotto. Ahaha. Questa tendenza dei ultra cinquantenni di scrivere con tutti questi puntini fa male agli occhi, che è un modo terribile. Proprio male. E cosa ti dice il tuo cane guida su di me? Lui ha fiuto. Che ridere, che ridere. Ammazzati. Senti me, capisco tutto, ma prendere in giro una persona con difficoltà, no. Come potrebbe usare il fiuto attraverso un cellulare? Insensibile. Ho giocato la carta dolore, pam, così, fortissima. Chi sta prendendo in giro chi? Un cane che legge i messaggi, ha chissà quali altri superpoteri. Wow, non ti sfugge niente, caro. Sei un cazzo di eroe, sposami. Vabbè. Questa è stata la mia esperienza da una settimana come donna su Tinder. Ho letteralmente aperto l'app 4 volte per rispondere e cazzeggiare, e non ho più fatto swipe dal primo giorno. Ho più di 100 match. Che esperienza, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete altri video del genere, altri esperimenti sociali del cazzo, dove in realtà faccio il pirla in giro su Tinder, su siti e su cose, lasciate un bel mi piace, un commento, passate dai social. Per il video oggi è tutto. Un saluto da Albertra e da Roberta. Ci si becca al prossimo video. Bella lì.